Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Eccoci insieme, vedete, sono le carissime, con le consuete quotidiane considerazioni, in breve considerazioni sulle letture che abbiamo ascoltato oggi, che sono un po' accomunate da un filo che potremmo identificare in questo modo. Ecco, Gesù, la prima lettura ne è un esempio, una testimonianza, è venuto a portare sulla terra una vita che potremmo definire celeste, una vita del cielo. Noi sappiamo che Gesù è il figlio di Dio incarnato, cioè Dio fatto uomo. Cosa significa questo? Significa che in Gesù il cielo è sceso veramente sulla terra. E sapete cosa dicevano i padri della Chiesa? Che il cielo è sceso sulla terra perché la terra si elevasse al cielo. Avrete sentito un canto che fa così, no? Ricordate, un canto molto popolare. Dio si è fatto come noi per farci come noi. Dio, uomo, perché tu diventi divino. Attenzione che diventare divino è una cosa grossa. Gesù dice, guardate che bisogna rinascere dall'alto, cioè un mio vero discepolo, un mio vero figlio, non è semplicemente una bravissima persona. Oh, per carità, ringraziamo il Signore se siamo delle brave persone, se conosciamo delle brave persone, perché insomma per questo non è neanche semplicemente un bravo ragazzo, cioè semplicemente un bravo cristiano, già questo è un pochino di più, è uno che osserva i comandamenti, non bestemmia, va a messa la domenica, non fa gli atti impuri, non uccide, non è il padre e la madre, non ruba, osserva il primo comandamento, mette Dio al primo posto, prega tutti i giorni, questo è ancora di più. Bellissimo, ma ancora poco. Un mio discepolo ha una vita divina. Un esempio, abbiamo sentito la prima lettura, no? Che facevano i cristiani? Attenzione, spontaneamente e liberamente, senza che nessuno li costringeva. San Luca ci fa il nome di uno, no? C'era un Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, vediamo chi non l'avrebbe fatto, eh? Che significa figlio dell'esortazione? Era padrone di un campo e che ha fatto? Lo ha venduto e ne ha consegnato l'importo agli apostoli. Sarebbe come se io oggi, o uno di voi, ci avesse, gli regalano un campo per valore di 200.000 euro, lo vende, prende 200.000 euro, va dal vescovo e dice: eccellenza, questi sono i poveri, sono per i poveri della diocesi, senza che nessuno gli dica niente, senza che nessuno lo costringa, perché queste cose nessuno li costringe a fare. Ecco, io dico sempre ai miei collaboratori, dico anche ai miei parrocchiani, alle cose ci dovete arrivare da soli, perché il nostro Signore non vuole gli schiavi forzati, capite? Cioè un gesto eroico di questo genere, che significa? Significa che questo Giuseppe era già diventato un po' divino. In che senso? Nel senso che l'attaccamento ai beni della terra non gli importava granché. Questa è una provvidenza che Dio mi ha dato, io non ho bisogno di questo bene, c'è un sacco di gente che si muore di fame e io spontaneamente, liberamente, non è come, sapete, i comunisti che fanno, i comunisti fanno l'esproprio proletario, cioè te lo impongono, ci sono i ricchi e ci sono i poveri, allora che facciamo? Tutti uguali, togliamo i beni ai ricchi e ai poveri per forza. Questa non è una cosa che piace al cielo, anche se fosse giusta, al cielo non piace quando vatti in questo modo. Cioè tu diventi divino quando entri in un'altra logica. Capite? Perché pensare a questa cosa qui, cosa significa? Significa, cosa sono i beni e le ricchezze? Punto interrogativo. Sono beni che vengono da Dio. Che ci faccio con bene e con il bene? Cerco di divertirmi il più possibile, di godermi. Perché la gente vuole tanti soldi? Che ci fai con i soldi? Lasciamo perdere gli avari malati che sono fuori di testa, che se fanno un sacco di soldi e fanno la vita dei barboni perché hanno paura che finiscono i soldi. Io ho conosciuto gente così, e questi sono veramente da commiserare. Ma perché la gente vuole tanti soldi? Perché con i soldi mi posso divertire, mi tolgo tutti gli sfizi, mi tolgo la bella macchina, mi tolgo la bella moto, vado in vacanza, faccio viaggi, faccio questo, faccio quell'altro, quindi mi godo la vita, d'accordo? Se uno vuole fare una cosa del genere, uno che pensa, cioè vabbè, questo si può godere la vita, basta che non faccia troppi peccati, buon divertimento. Ma questo è uno che non si... capite? Cioè ti godi la vita terrena e tu pensi che godersi la vita terrena sia la cosa più bella che esiste, quando non conosci altro. Alcuni grandi santi, concludo con questa considerazione, Sant'Agostino, voi sapete la storia di Sant'Agostino?
Sant'Agostino, prima di diventare cristiano, era proprio pagano, non era manco battezzato, si è battezzato molto grande, a oltre 30 anni. Sant'Agostino, non vi scandalizzate, c'aveva un figlio, a Deodato, un figlio suo, e non era un figlio, era un figlio figlio, era un figlio fatto come si fanno i figli adesso. Quindi aveva avuto una vita, come dire, mondana, nel mondo, lontana anche dalla legge di Dio, non si fanno i figli fuori del matrimonio con uno cristiano, no? Sapete che cosa scrive nelle confessioni? Quindi era uno che si era goduta la vita. Sant'Agostino era una persona molto intelligente, c'aveva un sacco di soldi, era un professore universitario, lui che aveva oggi insegnava retorica, quindi era un pezzo grosso, capite, della società. Si converte e diventa monaco. Scrive la regola per i monaci agostiniani, che esistono ancora, sono stati anche in diocesi, stavano a Latina, nella chiesa di Santa Rita, dove io ho passato l'infanzia. Sapete cosa scrive? Dice: guarda, se uno ha conosciuto vostro Signore, un istante solo, un minuto di intimità con il Signore, perdonatemi se uso questo termine, però lui usa questo termine, è un termine un po' forte, dice, non è paragonabile a tutti gli amplessi carnali che io ho vissuto nella mia vita terrena. Dice, proprio così è. E non è uno che non sapeva di quello che parlava, lo sapeva molto bene. Dice, un minuto con il Signore non è paragonabile. Quindi chi è che passa la vita, per esempio, appresso ai cieli carnati, che pensa che quella sia la cosa più bella della vita? Chi non gli passa manco per l'anticamera del cervello? Quello che si perde a non conoscere il Signore. Perché se tu entri nella preghiera profonda e stai davanti al Santissimo Sacramento, pregando, non perdendo tempo, ma non ti passa manco per l'anticamera del cervello di andare a cercare altro. Non so se capite. Quando una persona non va a messa la domenica, a me mi dispiace tanto, cioè non mi viene manco da dire, tutto disgraziato che poi non vai a messa, non sai che fa peccato mortale. Ma se fa ancora e dicono così, perché dico, questo poverino in senso buono, questo mio figlio, questo mio fratello, non sa quello che si perde. Se no non solo che andrebbe a messa la domenica, ma se possibile ci andrebbe pure un po' più spesso, come fate molti di voi che venite qui spesso e volentieri, capite? Non so se, quindi, quando uno diventa celeste, comincia a pensare in un altro modo, è perché ha conosciuto altro. Quindi il cuore deve essere sempre aperto, noi non dobbiamo mai pensare che Gesù non ci abbia più niente da dirci, che sappiamo sempre tutto, perché la vita che ci... Guardate che la stragrande maggioranza anche dei fedeli fa una vita cristiana proprio piccola. Chiudo con stesso, è come se uno ci avesse in banca, ritorniamo ai soldi, 2 milioni di euro e campa con 50 euro al mese. Potrebbe fare una vita di lusso e sta con 50 euro al mese. Perché? Perché non comprendono, non approfondiscono tutta la bellezza e tutti i doni che in Gesù il Signore ci ha fatto, che non li puoi conoscere se non ti disponi ad accoglierli, dedicandogli tempo, spazio, energie. Se ti accontenti della povera vita fatta di tante piccole cose di questo mondo, il nostro Signore dice, mi dispiace, io ti avevo fatto dei regali molto più grandi, tu vuoi soltanto questo, ti atte questo, mi dispiace tanto. E guardate che le sofferenze più grandi del cuore di Gesù sono proprio queste. Sapere tutto quello che lui ci ha donato è come la stragrande maggioranza degli uomini manco ci pensa. Io un pochino lo capisco, perché un sacerdote, un pochino ama Gesù, che conosce queste cose, lo sa, lo vede, se vede qualcuno che vive poco vicino a lui, non lo giudica, non gli dice tutto disgraziato. Gli fa soltanto ripeto tanta compassione e gli dispiace perché dice, poverino, questo non sa quello che si perde. E allora prega, dice, Signore, se è possibile faglielo comprendere, d'accordo? Perché almeno prima che muore, insomma, gusti quanto è bello vivere in perfetta e intima comunione con te. Bene, mi fermo perché siamo andati già molto oltre. Chiediamo a Maria Santissima che con la sua incessante preghiera contribuisca ad aprire i nostri cuori e a farci comprendere quanto è bella la vita che il suo figlio ci ha regalato, anche grazie al suo sacrificio che ha offerto con lui, e che l'effetto della sua preghiera possa toccare i nostri cuori e farci aprire sempre più alla grazia che il Signore ci vuole donare. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.